Siamo con la sceneggiatrice Giulia Morigi, sceneggiatrice appunto di questo cortometraggio Valparaiso, che andrà in onda questa sera al Cinecittà Film Festival, della regia di Carlo Sironi. Qual è l'idea di questo cortometraggio? Allora, Valparaiso parla di Rosio, che è una ragazza rinchiusa dentro al centro di identificazione di Ponte Galeria, al CIE, che viene abusata, rimane incinta là dentro e viene rilasciata perché non può rimanere all'interno del CIE incinta. Diciamo che la nostra esigenza era quella di esplorare una serie di questioni tematiche che ci stanno particolarmente a cuore e che ci ossessionano in tutti i nostri lavori, che hanno a che fare con la libertà, con la negazione della libertà, con le condizioni tali per cui si può parlare realmente di libero arbitrio, della difficoltà di riconoscere i propri desideri, perché Rosio, uscita dal centro, abbandona sua figlia, ma nella mancanza di questo legame, nella lontananza con lei, riconosce una propria volontà, quindi cercherà di riprendersela, ma sarà poi troppo tardi e quindi resterà ingabbiata in questo circolo, in questa legge che in qualche maniera continua a perseguitarla. C'era un'esigenza di ancorare questo cortometraggio e questa tematica a una realtà ben precisa, che è quella del reato di clandestinità, che è quella di una legge che perseguita e criminalizza le persone solamente per una propria condizione personale e che molto spesso crea una gabbia, crea un circolo, una spirale di esclusione e preclusione, una gabbia che è molto difficile molto spesso uscirne, dalla quale è difficile uscirne.